E mentre scorrono i titoli di coda, noi diamo inizio a questa giornata. Una nuova edizione del premio La Moda Veste la Pace. Abbiamo un ospite in questo momento, vi assicuro, rapito da quello che sta vedendo, quindi io potrei dire la qualunque, non se ne sta accorgendo, è Gabi. Ma ci fa molto piacere che tu sia giustamente via onore a chi ha realizzato questo video, perché sono dei ragazzi che sono tuoi coetanei. E sono giusto qua, tra l'altro gli ho chiesto loro, avete un nome, un'associazione? No, i nostri nomi di battesimo, punto. È bellissimo, il video però ha un titolo, nessuno escluso. Vi presento i protagonisti, Andrea Fornalè, Lorenzo Leonardi e Gregory Núñez Pérez. Giusto? Una vostra visione, cioè lo storyboard, come è nato? Beh, allora innanzitutto dovremmo ringraziare Nicola Papadusso, l'associazione Africa Fashion Gate e Maridou per averci dato questa possibilità di poter portare un prodotto in un momento dove man mano che andiamo avanti ci accorgiamo che c'è la necessità di lanciare un messaggio che per alcuni, quelli presenti in questa stanza, è ovvio, ma che purtroppo non è così. E come? Attraverso il cortometraggio, che questo murale è stato realizzato da Michele Vicentini e allora da un punto di vista tecnico può sembrare molto semplice, però è di una potenza inaudita, perché appunto vediamo questa sagoma bianca e dietro questa sagoma bianca tutta una serie di figure discriminate per vari motivi, perché vediamo che c'è il ragazzo disabile, la coppia omosessuale, persone di varia etnia, ma questa cosa qui va addirittura oltre, perché è un modo per includere tutte le persone che in un modo o nell'altro nel corso della loro vita hanno subito una discriminazione. E quindi è proprio questo il messaggio, cioè tutti quelli che hanno condiviso questo dolore non possono essere nemici. Quindi avremo insieme studiato questo murales con lo scopo che possa diventare virale. E come? Come ha fatto la nostra Chiara Galvani nel video, questa sagoma bianca è da riempire con la figura della persona che si fa il selfie e poi attraverso le piattaforme social, che il nostro capo qua presente credo che ne sappia molto più di noi, proprio lo scopo è quello di farla diventare virale. Semplicemente. Ok, quindi più persone sanno, meno persone non faranno. Ci ho pensato perché ci Ok, grazie. Nessuno escluso, nemmeno dagli applausi. Tanti. Grazie, grazie ragazzi. Grazie, ma in particolar modo l'African Fashion Gate. Naturalmente un grandissimo benvenuto a Gabi Lem. Siamo onorati di essere, di averla, di averti se posso qui e di avervi qui. Il vento e la discriminazione. Beh, io credo che di fronte alla discriminazione ci sia un solo vento che conta, che è il vento dell'intelligenza. Al di là degli aspetti istituzionali, dovrebbe essere una priorità per un paese come il nostro, che ha bisogno di tantissima energia. Punto. Ultimi. Questo è un paese che sta sopravvivendo, sta progredendo grazie alla presenza di tante altre persone e in questi giorni tra l'altro stiamo anche vivendo un dramma in Europa pazzesco dato dalla guerra, dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e si stanno spostando ancora milioni di persone. Si spostano persone, si spostano valori aggiunti per il nostro paese e per l'Europa. Dunque io mi auguro soltanto che quello che voi state facendo attraverso la moda non sia soltanto un'opera di inclusione, e non credo che sia soltanto un'opera di inclusione, è un'opera di avanzamento per la nostra società. Per cui grazie e un fantastico complimenti a Gabi Lem, perché credo che lo meriti, i suoi video sono spettacolari. Grazie. Della Commissione Europea in Italia. Partendo dalla discriminazione nell'ambito della moda, che proprio la Presidente Maridou ha sollevato, ha vissuto e ha portato con una grazia, devo dire, assoluta, senza mai alzare la voce, ma facendo qualche cosa. Il qualche cosa è creare proprio La Moda Veste la Pace, un premio che negli anni è stato attribuito a Giorgio Armani, a Valentino, alla compianta Franca Sozzani, a Santo Versace, a calciatori. Okay. Maridou vuole leggervi dei ringraziamenti
e soprattutto ricordarvi la giornata di oggi. Oggi è il 21 marzo e per me il 21 marzo è l'inizio della primavera. Maritù invece mi ha fatto scoprire che è un giorno invece speciale, speciale proprio per quanto riguarda un tema come la discriminazione. Che cosa è successo nel mondo? Maritù. Ok, prima di tutto mi scuso per il mio italiano, ma so che della vostra comprensione e vi prometto che per l'edizione 2032 sarà perfetta. Bene. Ci provo. Allora, voglio ringraziare tutti voi per essere qui e per presentare il premio La Moda Veste la Pace, e in particolare ringrazio Kabilame, che so bene quanto sia impegnato e quindi quale sacrificio abbia fatto per essere qui con noi, e ringrazio il sempre puntuale sostegno del Parlamento Europeo, la Commissione Europea nella persona del direttore Parenti, e ringrazio l'UNAR, la Camera Nazionale della Moda, e la FIGC. Un sentito grazie al direttivo di African Fashion Gate, ma anche a chi crede nella nostra mission con infinita generosità, come il presidente della TEA Massimiliano Ghizzi, il direttore Gian Domenico Cressoni, Paolo Bergamini, Federico Signorelli e Davide Simone. Oggi, 21 marzo, ricorre come ogni anno la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione. La data non è casuale, infatti. Il 21 marzo del 1960, nella città di Sharpeville in Sudafrica, la polizia aveva aperto il fuoco e ucciso 69 persone durante una manifestazione contro le leggi segregazionistiche e più particolarmente l'Urban Area Act. Questa legge obbligava i neri più di 16 anni ad avere con loro un lasciapassare per entrare nei quartieri bianchi per oltre gli orari del lavoro. Questa scelta oggi non è del premio La Moda Veste la Pace, non è causale, infatti oggi premiamo Kabilame, un mio connazionale, un bravo ragazzo che a gesti con un sorriso disarmante ha demolito tutti gli stereotipi, e anche se questi eventi tragici sono accaduti più di mezzo secolo fa, quella della discriminazione razziale è un aspetto ancora oggi in tutti i settori della vita quotidiana in ogni parte del mondo. È molto triste per me vivere oggi in un mondo in cui gli episodi di razzismo, intolleranza, discriminazione e disuguaglianza sono ritornati ad essere prepotentemente al centro della narrazione quotidiana, compresi quelle che tolleriamo in quanto circoscritti nei cancelli di stadio. Le discriminazioni e le violenze a cui assistiamo ogni giorno non sono frutto di una semplice ignoranza, come si dice spesso, ma sono un modo di concepire la società basato sulle disuguaglianze, sull'emarginazione e sulle discriminazioni per proteggere i privilegi di pochi. Per fermarle c'è bisogno di decostruire il razzismo a livello politico, sociale e culturale. Lo scorso marzo il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione 2021-2057 sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e lo sport nella lotta contro il razzismo. Si tratta di un testo non legislativo approvato con 495 voti favorevoli, 109 contrari e 92 astenuti. Sono sulla base della relazione della Commissione per la Cultura e l'Istruzione del 7 febbraio 2022. Questa risoluzione apre una nuova prospettiva su come combattere gli stereotipi, sviluppare un'istruzione inclusiva, sensibilizzare in merito alla storia del razzismo e contrastare la sopra-rappresentazione delle minoranze etniche nei settori dei media e quelli culturali. E lui ne è un esempio. Esatto. Maritù, grazie. Sì. African Fashion Gay, Maritù Dionè, la presidente, il direttore, Nicola Paparusso. Nicola Paparusso, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qui, lei è African Fashion Gate. Apriamo il congresso mondiale delle donne della moda e del design. Si titola La Moda Veste la Pace perché è essenzialmente la nostra mission. E noi abbiamo cominciato per un percorso che era quello di portare Diversity Coalition un discorso di parità sulle passerelle tra modelle nere e modelle bianche. Adesso sono tante le modelle nere. Oggi
è pieno di modelle nere. Vogliamo dire, la maggior parte delle modelle nere che voi vedete sulle passerelle, tra le più importanti al mondo, le abbiamo portate noi. È stata dura all'inizio, la mia fortuna è stata quella di non perdere mai l'entusiasmo in quella che io credevo che fosse una lotta giusta. E con me tanti bianchi, fra virgolette, lottavano. Una di fra queste è Franca Sozzani, che ricordiamo è stata una delle più grandi direttrici di Vogue, forse la più grande in assoluto. Lei dedicò nel 2008 un numero di Vogue interamente alle modelle nere, agli stilisti neri. Fu il suo urlo contro questo problema fortissimo. Noi l'abbiamo portata avanti questa lotta fino al punto che abbiamo capito dov'era il punto da colpire: erano le istituzioni. Se non interessavamo le istituzioni non avrebbe mai avuto l'effetto che poi oggi abbiamo ottenuto, e primo su tutto il Parlamento europeo. Interrogare il Parlamento europeo sulle tante disgrazie sociali che vivevamo. Non dimenticate che non molti anni fa noi fummo gli unici a denunciare una realtà gigantesca come H&M, un colosso della moda, dell'industria della moda, che pubblicò nelle sue pubblicità un bambino nero con una maglietta con una scritta che faccio fatica anche a pronunciare. Anzi, vi dico, quando noi denunciamo H&M, H&M all'inizio ci sono un po', sapete, chi sono questi qua, due sfigati di associazione che fanno. Successivamente, quando i nostri avvocati incominciarono invece a premere, noi abbiamo fatto pressione mediatica. All'epoca non c'erano i grandi TikToker, capi? All'epoca, voglio dire, forse c'era la Ferragni che emergeva, ma era lontana da certe problematiche, non assumeva certe carico di certe problematiche. E allora abbiamo dovuto fare noi, dai, fra virgolette, influenza di noi stessi, e cominciamo a denunciare il fatto. Lì H&M si scomodò, dalla Svezia arrivarono a trattare come possiamo riparare. E noi abbiamo chiesto, create una struttura, un trust interno contro il razzismo, fate una comunicazione contro il razzismo, cioè risarcite questo danno in questa maniera. Però voglio dire, le istituzioni furono assenti, direttore, completamente assenti. E quindi strada facendo incontrai Marie Tu, la incontrai strada facendo e ci unimmo in questa lotta. Ma ci tengo a dire, la nostra lotta è composta da un team veramente variegato, di tutte le etnie, di tutti i colori, ed è un'occasione per ringraziare un team fatto anche di bianchi, soprattutto di bianchi, che lotta perché noi possiamo veramente avere un percorso comune, senza differenze, che nel 2022 sembra ancora assurdo parlare di differenze, ancora differenze. Quindi ecco, l'occasione per ringraziare Marlena, l'occasione per ringraziare Gian Domenico, Axel, Lucia e tutte le persone che collaborano con il nostro team, perché sono silenziose, perché non riescono, fra virgolette, a essere rumorose in termini, però vedete lo sforzo di questi ragazzi nel lanciare messaggi che fanno sperare che le nuove generazioni cambieranno qualcosa. Questo ce l'auguriamo. Penso di aver risposto. Esaustivo. Grazie. Adesso è arrivato il momento di fare due chiacchiere con questo ragazzo che, senza usare manco una parola, in un periodo in cui nel mondo, durante la pandemia, non c'era proprio niente da ridere, lui ha fatto ridere tutto il mondo. Allora, geniale, per me è geniale. Cabilano. Tu che semplifichi le cose, no. Noi te le complichiamo. Ah, no. Dopo ci farà la cosa, la moglie. Ciao Giulia, ecco la ragazza. Ehi. Questa è la nostra principessa. Ciao. Fai così, Giulia, fai così.
Capilame, 130 milioni di follower su TikTok, 70 milioni di follower su Instagram. Ho visto che, secondo un calcolo, lo spazio per una persona è di 60 centimetri. Tu poi questo dovresti conoscerlo. Sì, un metro. No, ma nel senso che ha fatto il muratore. Sì. Ah, ok. Scusa, ma la malta come più, si fa? Usavo più la bolla che... Ah, la bolla è quella... Che è il metro. Eri bravo anche a fare il muratore? Sì, ho fatto per 2 anni. Però ascolta, ho letto che hai fatto anche il cameriere o l'aiuto cuoco. Sì, mentre facevo il muratore facevo il cameriere. Che caspita, veramente, mi migli così, ma quante cose fai? Poi so che ti piace la lasagna. Sì. Buono. Il mio fidanzato è commercialista, quindi sa molto di numeri, no? Allora gli ho detto, Gian Domenico, adesso mi calcoli cosa vuol dire 130 milioni di follower. Sai a cosa corrispondono? Corrispondono a 78.000 chilometri. 78.000 chilometri corrisponde al giro della Terra nell'equatore, quindi dove la sua circonferenza è maggiore, per 2 volte. Cioè, famo il giro della Terra per 2 volte. Hai visto? È un po'. Hai capito? Io ho pensato anche che se tu vai a suonare il campanello da qualsiasi parte, a te ti aprono. Se suono io mi dicono no, non ci serve niente. No, basta che dici io, ti aprono pure a te. Vabbè. Sono io. Vabbè. Cioè, bene, questo calcolo mi dà soddisfazione, non ci avevi pensato neanche. No, non ci ho pensato. Allora, dimmi come sei partito. Io sono partito che semplicemente io già facevo i video con i miei amici, facevo sketch su YouTube, challenge, quelle cose che si fanno tra ragazzini. E niente, poi alla fine ci siamo persi un po', visto che c'è stato questo lockdown e da casa non potevo uscire, ero a casa, stavo a casa, c'era poco da fare. Quindi mi sono messo appunto a fare i video a casa, facevo i miei piccoli sketch, facevo video humor, scherzando appunto sia sulla mia pelle, proprio facendo, cioè, ridere su me stesso, facendo ridere gli altri. Io è partita come una passione e ancora tuttora è una passione. Da come mi hanno detto prima, che hanno visto che sono rimasto con i piedi a terra, io sono rimasto con i piedi a terra perché io continuo a fare questo come se avessi 5-6 follower. A me non faccio questi calcoli perché non è che ho molto interesse a farli, che non è che ho molto interesse a vedere i follower che ho. Sì, sono contento di tutti assolutamente, però non è che mi interessi molto. Primo, secondo, per me potrei essere anche ultimo. Hai più amici, più persone che vogliono diventarti amiche? No, gli amici sono sempre rimasti gli stessi. Io ho vissuto tutta la mia vita alle case popolari a Chivasso. Ho i miei amici che sono sempre rimasti gli stessi, non sono mai cambiati. Ogni tanto li vado a trovare, andiamo a mangiare insieme. Mi piace far ridere le persone, e anche se dovessero calare, dovesse esserci tipo mio fratello e mio fratellino che mi guardano solo più loro, io continuerei a fare ridere loro due. Quindi vado avanti così. Che questa cosa di non aver utilizzato nessuna lingua sei davvero trasversale, ma te sei felice oggi? C'è, ovvio, sì. Certo. Ti senti ancora, come ha detto Maritù, un bravo ragazzo? Sì, assolutamente. Un ragazzo bravo? Ma sia un bravo ragazzo che un ragazzo bravo. I follower, ne hai conosciuti alcuni? Sì. Qualcuno sono anche diventati amici o è davvero difficile? Sì, assolutamente. Io quando viene qualcuno a chiedere una foto, mi chiede un video per il figlio, rimango lì, ci parlo volentieri. Cioè, io la chiacchierata con i follower non la tolgo mai.
perché io se vedessi un mio idolo e il mio idolo mi snobbasse così ci rimarrei un po' male, quindi cerco sempre di accontentare tutti. Un'altra cosa che ho osservato guardando i tuoi post, le tue stories e quant'altro, è che tu prendi in giro quello che le persone fanno, ma non la persona. Quindi questa è una doppia figata perché sei inattaccabile. Cioè quello che sbucciava la banana con il coltello e la forchetta, hai preso in giro il fatto che sbucciasse la banana con coltello e forchetta, quando invece la banana, fin da piccoli, quando la mamma ce la dà, mangia che c'ha il potassio. È un po' un genietto. Siete venuta così? Cioè, non è che ci ho pensato molto. No, allora... porta a casa. ti ho visto in smoking, sì. Sul red carpet. Sì, sì, sì. Come cioè, te la prima volta che ti hanno messo lo smoking, come ti sei sentito? Dì la verità. Ma ho sentito un po' fuori luogo, vedo un po' troppi flash. No, ma lo smoking è fare tutto, cioè metterti in posa negli shooting, fare il figo così, come... Guarda, ho guardato la televisione per un po' di anni e mi sono ispirato a quelle cose. Cosa fantastica, lui semplifica tutto quello che lui proprio vedeva, che la gente impazzisce per fare una cosa, proprio questa cosa del semplificatore. Secondo me sei anche un po' un supereroe. Sono contento, grazie. Ah, ma papà cosa dicono di sto figlio? Ma mia mamma e mio padre ci capiscono poco, però sono contenti. Tu hai compiuto 22 anni, cosa potrebbe accadere? Faremo belle cose. Con persone importanti. Il tuo è un talento. Te lo riconosci come talento questa? Sì. Sì, mi piace. Sì, se uno vuole far arrivare delle cose da altre persone, credo sì, puoi chiamarlo talento. Se riesci a far ridere certe persone, se riesci a fargli cambiare un po' la giornata dicendo ah, mi sono fatto una risata. Grazie a lui magari sì. Adesso non farai il TikToker tutta la vita. Sì, sì. Invece stai studiando recitazione. Sì. Quindi vorrà dire che farai l'attore. Sì, l'attore, sì, sì. Dove? Così, giusto per portare. Mi piacerebbe portare l'Italia in America. Grazie. Mi piacerebbe di leggerti le motivazioni. Formalmente, di prendere le motivazioni, di prendere la carta, lo volevo fare fino a stamattina, poi stamattina ho detto perché, lo sanno tutti perché ti premiamo per il tuo impegno, come diceva prima Elisa, senza parlare hai saputo urlare parole di uguaglianza, parole di pace, e questo è qualcosa che veramente è inimitabile, non voglio imitare quello che diceva Elisa, però è inimitabile, unico, e noi ti facciamo gli auguri affinché tu possa continuare ad avere i piedi per terra e volare in alto, rappresentarci come italiani, ma soprattutto come persone di pace nel mondo, non solo in America. Questo te l'auguriamo. Dei premi più belli, ancora forse tra virgolette più bello di quello, viene da tre bambini autistici. Sono tre fratellini, tre autistici. E per te hanno insegnato qualcosa. Sustainable Fashion Innovation Society. Io l'ho conosciuta ieri, devo dire che appena la conosci dici wow, è come Kabilane, è veramente, è solo un po' più chiara, ha un colore diverso, ma è altrettanto simpatica, si chiama Valeria Mangani. Beh, io sono più chiara, sì, però mi stupirò, perché sono più nata.
nata più a sud di tutti, sono anch'io africana, sono nata a Johannesburg, perciò sono sudafricana. Valeria, adesso parlare di ecosostenibilità nella moda è veramente diventato di moda, ma è sempre più un'urgenza, anzi, o sarà così o non ci sarà un futuro per la moda. Esatto, il futuro non ci sarà per le aziende che non faranno la disruption ecosostenibile. Sarà difficile, ho già pensato, a far capire al consumatore, all'acquirente, di comprare meno ma di comprare meglio. Guarda, una persona che è stata premiata proprio dalla presidente La moda veste la pace era Giorgio Armani. Lui ha detto non ce la facevamo più di produrre 4, addirittura 6 collezioni l'anno da quelle che erano inizialmente le due collezioni, no? Primavera, estate, autunno, inverno. A chiudere questa bellissima giornata c'è un altro imprenditore, Federico Signorelli. Federico Signorelli ha fatto del lago di Garda, della sponda veronese, un percorso dedicato proprio al ciclismo. Dal nostro punto di vista include un mondo che abbiamo intorno e sorridono. E poi ho imparato anche il nome, Triantafilo Santarellis. L'ultima volta che ci siamo visti, l'augurio che ho fatto al dottor Triantafilos è di chiudere la sua unità. A che punto siamo? Siamo in un punto che siamo apertissimi, perché il razzismo e le discriminazioni purtroppo permangono, e diciamo che la pandemia non ci ha aiutato a superare quello che speravamo potesse in qualche modo risvegliare la coscienza di quanto sia importante rimanere uniti e una comunità. Invece col rientro diciamo in società, chiamiamolo così, ci siamo ritrovati ancora con lo stesso tasso di razzismo e discriminazione solito che ci trovavamo prima della pandemia. La cosa che più mi impressiona, oltre al successo incredibile che hai avuto, è che tu sei un'eccellenza italiana che non ha la nazionalità italiana. Quindi io direi che tu puoi raccontare il percorso, perché può essere un po' l'emblema di come la burocrazia stia impedendo a 1,5 milioni di ragazze e ragazzi che si sentono pienamente italiani, viene impedito loro di poter essere, anche dal punto di vista burocratico, cosa che gli serve per il lavoro, per gli studi, per i servizi e tutto quanto. Quindi se tu puoi raccontare il tuo percorso, può essere una buona cosa per tanti ragazzi che avrebbero in te un rappresentante forte e importante che li affianca in questa loro battaglia. Hai una credibilità in rete che può dare una grande mano in queste cause. Grazie, grazie. E un grazie davvero gigante a Cavilare. Grazie, grazie, grazie.